Ciao a tutti, piccolo video bonus improvvisato, perché per la prima volta ho trovato il pumpkin spice latte. Questo è l'iced latte. C'è Tien che sta filmando, ciao Tien. Ed è iced perché ha preso quello, per cui vabbè. Non l'ho mai assaggiato, quello originale di Starbucks. Diteci anche il suo nome perché l'ha comprato lui. E vediamo com'è. Superficie, fai in modo che si veda. Si vede che in superficie c'è la cannella. Io ho annusato e mi è entrata la cannella nel naso e ho tipo starnutito per mezz'ora. Vediamo. Un po' delusa. Mischiamo. Allora, secondo me sa molto di caffè e molto poco di pumpkin, che in teoria dovrebbe avere dentro anche la zucca, non solo le spezie, la zucca, io credo. Tutto sommato non è male. È il classico peperone stradolce. La panna è ghiacciata. Non è male, mi aspettavo sapesse molto più di zucca, molto meno di caffè, perché le ricette che avevo visto, in alcuni non mettono proprio la zucca, alcuni mettono invece pure di zucca. Non lo so, non sono ancora convinta, lo proverò caldo, che magari ha un sapore più di zucca, non lo so, così non si sente, secondo me è solo di caffè. Ora faccio assaggiare Tien, che però non apparirà in camera, e ci dirà la sua. Vabbè, si sente qualche spezia. No. Le spezie, ma non la zucca. Ecco. Quindi, voto 6. 6, nel senso che sì, ok, è buono, bevibile, lo berrei volentieri, ma non sa di zucca. Secondo me non sa di zucca. Sa di cannella. È una specie di caffè latte alla cannella. Più o meno. Bene, detto questo, vi saluto. Io e il Pumpkin Spice Iced, quel che l'è di Starbucks, vi salutiamo. E niente, penso che ne farò una versione casalinga e potrebbe anche uscirci un video, chissà. Un bacio, ciao!